Ah, quel giorno, quando Kay sparì, Gerda pianse. Sì, pianse a lungo. E continuò a chiamare, Kay, Kay, a cercare l'amico per giorni e giorni in tutte quante le vie della città. Anche quando tutti si furono rassegnati della sua scomparsa, Gerda non si arrese, anzi, decise di partire alla ricerca di Kay. In una tiepida mattina di primavera andò al fiume, salì su una barchetta e cominciò il suo viaggio. La barca scivolò sull'acqua portata dalla corrente e alla fine approdò sulla riva del fiume, davanti a una verde altura. Lì, in un giardino di ciliegi, c'era una casetta, dalle finestre azzurre e rosse e dal tetto di paglia. E nella casa abitava una vecchia gentile che quando vide la bimba pensò: che bella bambina! Da tanto tempo sogno di avere qualcuno che mi faccia compagnia. Non voglio che se ne vada. La vecchia non era malvagia, ma si sentiva sola. E così fece di tutto perché la bambina restasse con lei. Vieni in casa e raccontami che cosa ti ha portato fin qui, le disse. La bambina seguì la vecchia, entrò nella casa, mangiò le ciliegie del giardino e cominciò a raccontare la sua storia, fin dall'inizio, lassù, nelle soffitte, con le rose. E mentre parlava, la vecchia le pettinava i lunghi capelli con un pettine tutto d'oro. E più la pettinava, e più Gerda dimenticava il motivo per cui si era messa in viaggio. La vecchia poi andò in giardino e con una magia fece sprofondare sottoterra tutte le rose, affinché la bambina non ricordasse le rose della sua soffitta e non sentisse più la nostalgia di Kay. Passarono i giorni, passarono i mesi. Gerda viveva con la donna e aveva dimenticato tutto. La sua città, i suoi genitori, sua nonna e l'amico Kay. Ma un giorno, mentre era in giardino, prese a osservare il cappello della vecchia, ornato di fiori di tessuto, e tra questi c'era anche una rosa. Allora, tutto a un tratto, si ricordò delle rose sui tetti della sua casa, dei giochi con Kay, e a quel ricordo pianse, e dalle sue lacrime cadute nel prato spuntarono i cespugli di rose che la vecchia aveva nascosto sottoterra. Ma quanto tempo ho perso qua giù, si disse Gerda, devo riprendere subito a cercare Kay. Interrogò tutti i fiori del giardino per chiedere se mai avessero sentito parlare dell'amico o se lo avessero visto, ma nessuno di loro seppe darle una risposta. E così Gerda riprese il suo viaggio. Fuori dal giardino incantato l'estate era finita, erano cadute le foglie e gli alberi erano spogli, e mentre la bambina camminava e camminava, arrivò l'inverno. Un giorno, mentre seguiva un sentiero, Gerda vide un corvo. Il corvo le chiese dove stava andando e, felice di incontrare qualcuno dopo giorni e giorni di solitudine, Gerda gli aprì il suo cuore, gli raccontò la sua storia e gli chiese se avesse visto Kay. Forse, forse, rispose il corvo, sì, potrebbe essere proprio il piccolo Kay. Ma ora lui ti ha dimenticato, sai, per una principessa. Vive da una principessa? Chiese Gerda. Sì, ascolta. Nel regno dove ci troviamo abita una principessa molto molto intelligente. Un giorno decise di prendere marito, ma voleva un giovane che avesse un'intelligenza pari alla sua e potesse intrattenerla con qualsiasi argomento. Molti furono i giovani che si presentarono, ma non appena si trovavano al suo cospetto diventavano muti, come pesci. Un giorno però si presentò a corte un ragazzo allegro e ardito.
I suoi occhi erano brillanti come i tuoi, Gerda, e aveva dei bellissimi capelli lunghi. Era Kay! Esclamò Gerda. La mia fidanzata, proseguì il corvo, la cornacchia di corte, mi ha raccontato che quando lui arrivò andò dritto dalla principessa e cominciò a parlare con lei con grande libertà, perché in verità non era venuto per chiedere la sua mano, ma perché aveva tanto sentito raccontare di quanto lei era colta e intelligente. Lei lo trovò straordinario e lui anche. E allora decisero di sposarsi. Non può che essere lui. Devo vederlo, rispose Gerda. Aiutami, per favore. Quella stessa notte, aiutata dal corvo e dalla sua fidanzata, la cornacchia di corte, Gerda riuscì a entrare nel castello e a sgattaiolare nella stanza dove dormivano i due giovani. Si avvicinò pian piano al letto, guardò il principino e per l'emozione gridò. A quel grido il principe e la principessa si svegliarono, ma alla luce della candela la bambina si accorse che il principe non era il suo Kay. Gerda scoppiò in lacrime e quando si fu calmata raccontò ai due giovani sposi la sua storia. Il principe e la principessa furono molto commossi dal suo racconto e così il giorno dopo rivestirono Gerda da capo a piedi e le offrirono ospitalità al castello, ma lei desiderava partire subito alla ricerca di Kay. Così diedero ordine di prepararle una carrozza tutta d'oro, che riempirono di cibi prelibati e le regalarono un manicotto e un paio di stivaletti nuovi, caldi, caldi, e Gerda salì in carrozza. Addio! Addio, la salutarono il principe e la principessa e la piccola Gerda si commosse e pianse e poi la carrozza partì. Il corvo, che ormai le si era affezionato, la accompagnò per un pezzo di strada. Infine anche lui la salutò e la bambina proseguì il viaggio da sola. Ce la farà Gerda a trovare Kay? Come continuerà il suo viaggio?